Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Ipovolimia. Allora ragazzi, sono andato un po' avanti nelle ricerche del Taumonomicon, sono andato a scansire un po' i semi per cercare di recuperare delle essenze in più perché altrimenti, come dire, sono un po' accorto di alcuni aspetti. Già che c'ero, mi sono ricordato che avevamo lasciato il nostro consumer lavorare, quindi voglio proprio andare a vedere a che punto siamo arrivati. Probabilmente, visto e considerato che è un bel po' di tempo che non vado a controllarlo, beh, probabilmente avrà finito, ragazzi, quindi sono proprio curioso di vedere la voragine che ha scavato. Sì, siamo arrivati al livello Bedrock, ragazzi. Scendiamo di sotto, va? Ok, eccoci qua. Evidentemente piazza lui dei blocchi, perché qua c'era un lago di lava, però vedo che ha piazzato della stone, quindi è molto interessante come dinamica. Ora adesso io però dovrei spostare quel coso in un'altra posizione per poter ottenere degli altri aspetti. Intanto torniamo all'Applied Energistic, così vediamo subito quanta roba abbiamo prodotto. Abbiamo 2K di Ignis. 1K di perdizio, mamma mia quanta roba. Per fortuna i nostri dischi non sembrano essere ancora pieni. L'unica cosa che un po' mi preoccupa è che ci sono però delle essenze che non sono state incrementate grazie a questo nostro quarry della Towncraft, perché vedo ad esempio che di ordo ne abbiamo sempre soltanto 26 e ordo è forse quella più scarsa che abbiamo come essenza principale. Va bene, detto questo, ragazzi, io l'altra volta vi avevo salutato dicendo che oggi probabilmente saremmo finalmente riusciti a farci l'Infinity Catalyst. Ebbene, non possiamo ancora farlo. Ho sottovalutato il crafting, perché vi faccio vedere un secondo. L'Infinity Catalyst vuole tutta questa roba qua. È tutta roba tutto sommato alla mia portata, tranne una cosa che non mi ero sinceramente preoccupato fino ad oggi di affrontare, ovvero questa Extremely Primordial Pearl. Come si fa questa perla? A parte che non visualizziamo il crafting, quindi probabilmente devo ancora ricercarlo nel Taumonomicon, ma si fa, sono andato a cercare su internet. Questa perla primordiale si fa combinando con un rituale 7 di queste Primordial Pearl. Il problema è che queste Primordial Pearl, ragazzi, si ottengono in questo modo assurdo qua. Innanzitutto dovremmo avere un cuore di drago, lo dovremmo mettere nell'altare della Blood Magic, spendendoci 3 milioni di unità di sangue per ognuna di queste. E il mio altare non è così grosso, ragazzi, quindi prima di tutto dovrò potenziare l'altare. Perché adesso mi pare che contenga scarsi 1 milione. Esatto, 970.000. Quindi dovrò fare un bel po' di rune per aumentarne la capacità. E poi, soprattutto, problema molto molto più grosso, dovremo ammazzare degli altri draghi, ragazzi. Quello che però possiamo iniziare a fare oggi è impostare tutto il resto del crafting. Quindi iniziamo subito. Vediamo, ci serve sicuramente un Crystal Cluster. Quindi devo prima di tutto completare questo crafting. Thank you.
Ed eccoci qua ragazzi, in sostanza quello che mi manca, a parte la singolarità del lead, che è quasi fatta, manca davvero poco, mi mancano un paio di altre cose. La Extremely Primordial Pearl, che vi ho detto prima, è molto complicata da fare. Questo Fluid Storage Component, che però credo proprio che potremmo farci. Il Pink Slime Crystal, che è una fesseria da fare, ci vuole soltanto un po' di pazienza per far spawnare gli slime, però è fattibile. Mi manca ancora però questo Jared Mob. Credevo questa fosse una giara normale, e invece è un Jared Mob della Atomic Horizon. Quindi devo ancora ricercare come si fa questo affare qui. E poi vabbè, oltre a quello, mi manca anche l'Awakened Draconium Block, e quindi dovremo per forza ammazzare un altro drago. Impostato il crafting, queste sono le cose che mi mancano. Adesso bisogna che mi metto sotto a cercare di recuperarle. Allora, iniziamo subito facendoci il Fluid Disk, tanto non dovrebbe essere così tragico da fare. Ok, sì, vuole semplicemente dei lapislazzuli, immagino che tutti i livelli siano analoghi tra di loro, quindi è abbastanza fattibile. Vediamo se possiamo farci ad esempio già la prima. Sì, è abbastanza semplice. E ho finito i lapislazzuli, non è possibile. E invece ho finito i lapislazzuli. Ok, mi faccio un po' di lapislazzuli, tanto le essenze non mi mancano. E torniamo a farci i nostri Fluid Disk. Sì ragazzi, ho fatto un po' di conti, per arrivare a quello da 4000 K ci vorrà davvero un sacco di tempo in realtà, perché dovrò fare una valanga di questi da 1 K per poter avere tutti i livelli successivi e arrivare a quest'ultimo. Quindi non credo proprio che riuscirò a fare tutto di oggi. Intanto ne ho già prodotti una ventina, vediamo se intanto sono arrivati anche i nostri processori. No, non ancora, li sta ancora craftando i calculation processor, mannaggia. E quindi niente, intanto che aspetto che si facciano quelli, andiamo a vedere altro. Allora, quello che posso iniziare a fare è farmi il blocco di pink slime. Visto che ho un po' di pink slime da parte, cerchiamo di spawnare un po' di slime e di procurarci le loro belle pallette rosa. Allora, buttiamolo qua per terra, visto che abbiamo anche tra l'altro le nostre armi con fortuna e con looting. Dovremmo riuscire a ottenere un bel po' di palle appena uscirà fuori lo slime. Forza. Eccolo. Fatti ammazzare. Quante me ne ha date? Solo 3. Accidenti. Va bene, per fortuna ne abbiamo un po', quindi possiamo fare diversi tentativi, ragazzi. Ah, questa volta me ne ha date un bel po', eh? 8. Ok, ci siamo quasi, ragazzi. Ne ammazzo ancora uno. Ok, e abbiamo il nostro blocco di pink slime. È stato abbastanza facile, dai. Allora, a questo punto, per non sprecarlo, oddio, forse potrei anche fare una zozzeria, eh? Me ne tengo ancora uno, gli altri li versiamo di nuovo dentro la nostra applied. E non sia mai, no, in effetti non ci ho mai provato, ma magari i pink slime possono. Ops, non volevo uscire di qua, ma va bene lo stesso. Magari i pink slime possiamo farli spawnare. Quindi facciamo subito un tentativo, ragazzi. Ok, pink slime, ce l'abbiamo. Così in futuro dovessero servirmene degli altri, proverò a farli spawnare direttamente. Allora, facciamoci il blocco di pink slime, eccolo qua. Questo adesso dobbiamo cuocerlo e una volta cotto otterremo il nostro bellissimo cristallo. Perfetto, l'abbiamo aggiunto anche lui al crafting. L'altra cosa che posso iniziare a fare oggi, ragazzi, visto che le altre sono piuttosto complicate e quindi richiedono un sacco di tempo di preparativi, è potenziare il mio altare. Per potenziarlo avremo bisogno di fare un bel po' di rune. Io mi sono già fatto un conto e avremo bisogno di una dozzina di queste rune of superior capacity. Due le ho già e quindi adesso non mi rimane che craftarle. Le avevo già messe in autocrafting quando avevo fatto il secondo altare, quindi non dovrebbe essere così tragico. Abbiamo detto che due le ho già, quindi me ne servono 10. Ok, abbiamo già tutto. In realtà mi deve craftare un po' di slate. Spero che il mio altare ce la faccia, quindi facciamolo partire. Intanto che aspettiamo che si faccia anche quel crafting, vediamo un po'. Ok, i processor sono arrivati, quindi possiamo andare avanti con i nostri fluid disk. Ci facciamo 6 di questi, che a loro volta diventeranno, ahimè, solo 2 di questi qua. Infatti, il crafting, ragazzi, sarà molto molto più lungo di quanto pensavo di questi storage component. Vediamo se per caso sono già arrivate le rune, ne dubito perché comunque ci vuole un bel po' di tempo. Infatti non è arrivato ancora niente. Fatemi andare a controllare soltanto che stia procedendo tutto come si deve e soprattutto che ci sia abbastanza sangue nell'altare.
sta producendo le Slate, però ragazzi è quasi finito il sangue, come mai non spawnano i miei Blades, è possibile? Ma sembrerebbe proprio che stiano spawnando, non capisco, allora forse sono troppo pochi, dovrei potenziare il mio spawner. Allora, per potenziare lo spawner mi servirà un Weaver Core, quindi vediamo un attimino. Weaver Core sono altri 4 core, dovrebbero essere 20 lingotti di Draconium, vediamo quanti ne ho. 4, ah però ne ho altri 17 da poter creare, quindi siamo a cavallo ragazzi. Mi spiace sprecarlo così, però sinceramente è fondamentale incrementare la velocità del nostro spawner, perché come vedete non ce la fa. Allora, abbiamo le polverine, le vado subito a cuocere. Ok, l'abbiamo potenziato a livello 2, quindi adesso sarà un bel po' più veloce. Ok ragazzi, sono venuto a dare una mano all'altare perché è piuttosto lento il procedimento. Posso spendere al massimo ancora un cuoricino, basta, direi. Non ci siamo ancora, sta ancora cercando di fare le Demonic Slate per poter poi farmi le rune, quindi ci vorrà ancora un attimo di tempo. Magari mi prendo una mela di smeraldo, così cerco di accelerare un po'. Ok, ci siamo, ha iniziato, meno male. Ragazzi, allora, a questo punto vado di sopra, tanto dovrebbe essere l'ultimo passaggio, quindi a breve dovremo avere le rune. Tra l'altro, mentre ero qua che riflettevo e stavo facendo tutta sta cagnara per riuscire ad avere le slate, mi è venuto in mente che avrei potuto semplicemente smontarle da questo altare. Però, vabbè, ormai ragazzi, la produzione l'abbiamo iniziata, tanto vale portarla a termine. Ok, andiamo di sopra, andiamo alla nostra Plaid Energistic e credo che a breve dovremmo ricevere le nostre rune. Oh, eccole che arrivano. Un po' alla volta finalmente le abbiamo, ragazzi. Quindi appena avremo completato dovremo avere 12 rune di questa Superior Capacity e con queste 12 dovremo finalmente arrivare, eccolo qua, ad avere un bell'altare con 3 milioni di essenze di capacità. Vado subito a metterle, così vediamo subito se ho fatto i conti giusti o se mi tocca farmare ancora. Se ho fatto i conti giusti dovrebbero essere 12 quelle che ci servivano. Andiamo subito di sopra a controllare. Ok, l'altare è sempre un livello 6 e abbiamo 3 milioni e 44.000 di essenza. Perfetto ragazzi! Ora l'unica cosa è che dovrò andare ad ammazzare di nuovo un drago per poterci mettere dentro il cuore. E questo non sarà facile perché vi ricordo che per rievocare il drago ci vuole un sacco di draconium e al momento ne sono sprovvisto. Quindi niente ragazzi, la strada per arrivare all'Infinity Catalyst è ancora lunghissima. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao ciao!